Ciao a tutti, oggi abbiamo tre set alimentari, uno da $1, uno da $10 e uno da $100. Con ognuno di essi prepareremo un corn dog. Iniziamo con un corn dog da $1. Con le forbici accorciamo un po' la salsiccia, l'apriamo e infiliamo in un bastoncino. Per la pastella sbattiamo un uovo in un bicchiere. Aggiungiamo un po' di latte e acqua e lievito in polvere affinché la pastella diventi più porosa. Aggiungiamo la farina. Impastiamo il tutto. Mi sono quasi dimenticato del sale e dello zucchero. Versiamo anche un po' d'olio. E prepareremo il tutto in una macchina per i corn dog. In poche parole, una macchina per waffle, ma con i pannelli per le salsicce. Versiamo la pastella in una delle sezioni. Mettiamo la salsiccia. Versiamo la pastella anche sopra e chiudiamo. Dopo 5 minuti otteniamo un corn dog da solo $1. Proviamo. Sì, è piuttosto buono. Ora facciamo un corn dog da $10. Apriamo una salsiccia costosa e la infiliamo su uno spiedino. La tagliamo al centro. Questa parte non ci serve. Ora tagliamo una fetta di mozzarella e la infiliamo sullo spiedino. Aggiungiamo la pancetta, avvolgiamo la salsiccia. Per la pastella utilizziamo una farina di mais più costosa, il sale, lo zucchero, il lievito in polvere, il latte e un uovo. Impastiamo la pastella fino a che non diventa omogenea. Apriamo i bastoncini di mais aromatizzati al ketchup e li mettiamo in una vaschetta. Li sbricioliamo con le mani. Aggiungiamo tanta paprika. Mescoliamo. A questo punto l'impanatura è pronta. Per prima cosa mettiamo il tutto nella pastella. Dopodiché mettiamo il contenuto in una teglia impanata e impastiamo da tutti i lati. Apriamo una bottiglia d'olio e versiamo un intero litro in una pentola. Una volta che si è riscaldato, soffriggiamo il corn dog. Bastano 2 minuti e si può togliere. Il corn dog da $10 è pronto. Assaggiamolo. Sì, è molto più buono con un'impanatura croccante. E la cosa migliore è che c'è anche il formaggio in questo corn dog. Ora è il momento di preparare un corn dog reale da $100. Qui faremo da soli la salsiccia. Per farla prendiamo l'involucro di collagene, lo allunghiamo e tagliamo. Lo lasciamo nell'acqua. Passiamo ai gamberoni giganti. Tagliamo la testa e con le forbici tagliamo la chitina lungo tutto il dorso. Lo rimuoviamo assieme all'esofago. Ripetiamo l'operazione con tutti i gamberi. Il passo successivo è l'affettatura. Passo successivo è l'affettatura. Affettiamo i gamberi in pezzi in modo che si sentano all'interno della salsiccia. Prendiamo un pezzo di salmone, togliamo le lische.
lo giriamo sull'altro lato e togliamo la pelle con le mani. Poi tagliamo a dadini il filetto che è stato già pulito. Apriamo il formaggio cheddar e lo tagliamo prima a strisce e poi a dadini. E poi aggiungiamo le erbe. Gli spinaci giovani sono perfetti in questo caso, quindi li tritiamo finemente. E mettiamo tutti gli ingredienti in una ciotola. Aggiungiamo il pepe, il sale, affinché diventi più succoso aggiungiamo la panna. Dobbiamo solo mescolare. Mettiamo il tutto in una sacca pasticcera. Fatto! L'involucro di collagene si è già impregnato, ma credo che sia molto piccolo. Quindi alla fine useremo un involucro naturale. Tagliamo la punta della sacca, allunghiamo l'involucro e spremiamo il ripieno. Legatelo su entrambi i lati con uno spago. Lo giriamo al centro e lo mettiamo a bollire. Prepariamo l'acqua ghiacciata in anticipo e dopo 10 minuti di cottura li mettiamo nell'acqua, in modo che grazie al loro stesso calore smettano di cuocere immediatamente. Li togliamo dall'acqua. Li dividiamo e otteniamo una salsiccia come questa. Passiamo alla pastella. Qui utilizzeremo la farina di mais e di frumento, il lievito in polvere, le noci, il sale e lo zucchero. Rompiamo un uovo e versiamo il latte. Mescoliamo fino a ottenere un composto omogeneo. Versiamo la pastella in un contenitore alto per facilitare la miscelazione. Per l'impanatura useremo il pane grattugiato giapponese panko. È un'impanatura perfetta. Prepariamo la friggitrice in anticipo. Riempiamo una padella d'olio. E la scaldiamo. Mettiamo la salsiccia su un bastoncino. Apriamo il formaggio cheddar a fette. E lo avvolgiamo intorno alla salsiccia. Immergiamo il tutto nella pastella. E mendiamo il tutto nel pan grattato. Mettiamolo su tutti i lati.
e poi friggiamolo. Lo togliamo dalla friggitrice. Aggiungiamo il ketchup. E la senape. Il corn dog da $100 è finalmente pronto. Assaggiamolo. Sì, è il corn dog più delizioso che ho mangiato oggi. È squisito. La nostra salsiccia di gamberi fatta in casa è semplicemente fantastica. Assicuratevi di mettere mi piace a questo video e ricordatevi che ogni domenica alle 17 ci sarà un nuovo video. Ciao a tutti!